Se smetto di muovermi, il video finisce. Ma ragazzuoli, prima di startare col video vero e proprio e con la challenge che mi farà sclerare, volevo ricordarvi che di recente ho avuto il piacere di avere una collaborazione con Makers e Realme. Realme, infatti, ragazzi, è una società di smartphone che ha organizzato di recente un torneo di Brawl Stars, la cosiddetta Summer Cup. Mi raccomando, se voi siete bravi al Brawl Stars, sicuramente molto più di me, e volete partecipare e tentare di ottenere i premi, basta che andate in descrizione e trovate tranquillamente tra le primissime righe il link dove partecipare. Tra i premi, ragazzi, che ci sono, per il primo in classifica, ragazzi, è riservato addirittura anche un telefono. Il telefono a cui stiamo facendo riferimento è il Realme X50 5G. Mi starò sicuramente facendo vedere qualche immagine. Io ho avuto la possibilità un po' di provarlo in mano, fondamentalmente di provarlo il telefono, dato che appunto mi è stato mandato. In primis, ragazzi, lo schermo è a 120 Hz, quindi vi permette una fluidità che veramente ho visto in pochissimi telefoni. Inoltre è fornito di una tecnologia 5G, che quindi permetterà anche comunque prestazioni, ragazzi, di gioco e in generale molto migliori rispetto a tutti gli altri telefoni che abbiamo visto fino ad ora. Quindi, ragazzi, ricapitolando, se anche voi volete cimentarvi in questo torneo della Summer Cup, andate in descrizione e poi fatemi sapere se vincete. Ok, ok, giravolta, bella piroetta. No, già un tizio con la... No, io già tengo sto tizio sotto, questo mi massacra. Fammi cambiare zona. Buonasera. Ma se mi affacciassi tipo di così, mi permetteresti di farlo? Si sta curando, mi vede! Ciao. No, tu sei pericolosissimo. Ovviamente stavo camminando contro il muro, non è che mi sono fermato. Ok, una kill, ce l'abbiamo. Una kill fatta, non ci posso credere. Ricarica tutto, fratelli, ricarica tutto. Allora, ragazzi, quando prendo le chest inevitabilmente mi fermo. Quindi solo per le chest datemelo per buono. Chest e cure sono gli unici momenti in cui, a prescindere da tutto, non mi posso fermare. Cioè, non devo continuare a camminare. Cioè, scusami, dove... Sono gli unici momenti in cui appunto devo necessariamente fermarmi. Quindi solo quelli datemeli per buoni. Poi il resto ovviamente devo continuare a camminare. Tant'è vero che non posso neanche fermarmi per l'inventario, perché quello vale proprio come essersi fermato in maniera gravissima. Però solo chest e cure appunto concedetemeli, mi raccomando. Tra l'altro, ragazzi, poi io non posso imbrogliare perché ci sono i ragazzi in live che mi controllano, dato che io questa sfida la sto facendo proprio sul sito Viola in live. Quindi, ragazzi, è imbroglio, ci sono i ragazzi che appunto me lo fanno notare, quindi senza problemi. Allora, piazza chest. Ok, posto, presa. Che ci sta? Ci sta l'assalto, ok. Poi ci sta pure questo. Questo nuovo video. Ah, c'è un tizio sopra? Ci sono due tizi sopra. Ci sono tizi con fucile a pompa sopra. C'è la follia sopra. Ma che? Oh! Vabbè, questo mi ha dato un colpo in faccia. Ma mi ha dato un azzettato sopra i denti. Mi ha fatto malissimo. Ah, no. Il danno da fuoco è folle. Fra. Ho finito le munizioni, bella. Dai. Ok. Mi serve il medikit. Dammi il medikit. Il danno da fuoco è 10, ma seri? Si può dire che non manca mobilità, più o meno, sì, fondamentalmente sì. A parte quando prendo gesto e cure, però sì. E bende, no, però aspettate, a me non servono del bende. Più che altro serve questo sì. Però avevo visto che stava un medikit. Io già mi sono dimenticato però dov'era, sono stupidissimo, aspettate. Facciamo così, mettiamoci dentro questa stanza, poi inizio a curarmi e quindi mi blocco, ok. Calmi tutti che in questi momenti sono giustificato, quindi lo possiamo fare. Blocchiamo la porta. Facciamoci pure il medit. Qua sotto che ci sta? Non c'era niente. Grazie Fred, ma giustamente carcerato. Allora, c'è uno spazio però fastidiosissimo tra queste cose, tra il fucile a pompa e la mitraglietta. Quindi facciamo così. Io faccio un attimo un cambio, no? Come devo farlo? Ok, così. Perfetto. Mi sono messo a posto anche le armi. Allora, c'è gente lì. Vediamo un attimo che riesco a fare. Minimo 3 persone e io ho pochi materiali. Ok, ho solo un altro muro. Stiamo attenti da ora, No. Accia! Ma cos'è questa sfida? Aveva 17 di vita! Mi sono pure fermato mentre lo sparavo!